A Palazzo San Gervasio, nel Potentino, proseguono i lavori di adeguamento e ristrutturazione del centro di identificazione ed espulsione eseguiti dal Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche di Puglia e Basilicata, interventi iniziati qualche settimana fa che andranno avanti per qualche mese grazie ai fondi stanziati dal governo Monti, una struttura sorta tra l'altro su un bene confiscato alla mafia che fino al 2009 ha ospitato circa 1.500 lavoratori migranti stagionali per la raccolta del pomodoro e che oggi è destinata ad altra funzione, una scelta non condivisa dall'Osservatorio Migranti di Basilicata. Noi chiediamo che questa struttura sia riutilizzata come era una volta come campo di accoglienza per i braccianti. Chiediamo che i 2 milioni e 700 mila euro siano dati in servizi sia ai braccianti immigrati che ai braccianti autoctoni. Quindi chiediamo che sia rilanciata l'attività agricola nella nostra area, nel nostro distretto, evitando sicuramente lo spettacolo di ogni anno, che comunque non sembra essere in qualche modo affrontato dalla regione, in quanto i braccianti stanno già qui per la piantumazione del pomodoro e vivono come sempre nei casali.